questo punto voglio sapere anche il tuo primo concerto, se ti ricordi, la tua prima grande emozione con la musica. La grande emozione è stata quando mi hanno chiamato a suonare nelle chiese, ma soprattutto ricordo il freddo, perché nelle chiese c'è un gelo, quindi in genere ero sempre in dicembre, gennaio, con un organo, con un'acustica pessima, e mi sono aiutata col solfeggio, quindi sapendo il solfeggio lì vai avanti, perché non è che ti puoi fermare. In genere ho collaborato con tanti cantanti, e adesso per me è un onore con Maria Luisa. Maria Luisa è brava, e poi l'amicizia sta da una parte, però la professionalità dall'altra, cioè quando si suona insieme bisogna arrivare dritto, bisogna studiare, perché non è che ha tempo da perdere. Questo è. E quando hai deciso che insomma la musica sarebbe stata una parte molto importante? Quando non puoi farne a meno, non puoi farne a meno, è importante, un po' devi sentire il suono. E invece il tuo incontro con Bruno l'altra volta non c'era l'altro. Bruno ci siamo incontrati, cioè tramite l'associazione, tramite Maria Luisa. È sempre lei. Mi ha detto: guarda, un mio amico, l'associazione di La Ischia per l'Arte. E dico: va bene, andiamo. Sono andata giù, abbiamo trovato un'accoglienza meravigliosa. Che brutto poi andare a Ischia, è vero? Proprio bruttissimo. Che un'esperienza, è bellissima. L'accoglienza che abbiamo avuto, poi come si mangia male a Ischia, però brutto male a Ischia, brutto, sì. Tutti ci auguriamo di magari riandare magari in tempi migliori, con meno preoccupazione, insomma. Siamo sicuramente. Allora un altro grandissimo applauso. Grazie.